Amici di Radiofonica, siamo con Paolo Cardinali, direttore artistico del Teatro Lyric di Assisi. Ciao. Buonasera, buongiorno, qualsiasi orario in Qualsiasi cui. cosa. Volevo chiederle, intanto partiamo dalla locandina Sì. della stagione che è bellissima. Cosa può dirci riguardo? Abbiamo visto una frase di Gigi Proietti all'inizio, un'immagine. Guarda, intanto immagino che appunto la frase, come dici tu, è una citazione, un omaggio chiaramente al grande Proietti. L'immagine nel nostro appunto immaginario è un qualcosa che si rifà a quel tipo di frase, per cui vedi una forma di una persona, di una figura vera, però con delle braccia appunto che riporta un manichino, l'espressione un po' da manichino. Il collarino un po' alla Luigi XIV, perciò ci riporta al teatro classico, per cui c'è dentro quell'immagine, secondo me, c'è tutta quella il senso del vero e del falso. Noi parliamo di giovani, noi siamo giovani, parliamo ovviamente ai giovani. Certo. E ho sentito il sindaco che parlava di Papa Francesco che accoglierà più di 1.000 Sì. giovani proprio al Teatro Sì. Lyric. E si è concentrata molto sull'obiettivo di mettere i giovani al centro di una rivoluzione economica che possa permettere a loro di riavviare e di ravvivare un'altra volta l'economia. Il teatro nella stagione, in generale nel suo operato, come ha intenzione di assecondare questo obiettivo e come ha intenzione di portarlo a termine in qualche modo? Certo, innanzitutto con un discorso proprio sulla scontistica. Una scontistica vera, il Comune di Assisi negli ultimi 2 anni ha messo in istituzione una cifra che ci consente di fare dei biglietti per dei ragazzi, sotto 21 anni ad esempio, insomma sotto una soglia d'età, dei biglietti a prezzi agevolati, parliamo di 10-15 euro a biglietto. Per cui il primo obiettivo appunto è portare gente in teatro, perché che se ne dica. Molto spesso è facile dire che l'offerta per un pubblico giovane è poca, oppure di non grande qualità, oppure non commisurata a quelle che sono le esigenze del pubblico nuovo. È altrettanto vero che da una statistica fatta da noi, a teatro manca una fascia d'età, assolutamente. E dobbiamo fare autocritica in entrambi i casi, no? Può fare autocritica al teatro con l'offerta che potrebbe essere non congeniale o non commisurata appunto a una richiesta molto giovane, ma molto spesso, io dico, è altrettanto vero che i ragazzi giovani dovrebbero interrogarsi sul fatto di perché in questo momento fondamentalmente riusciamo a spendere cifre, non so, iperboliche per un nuovo telefono, per una nuova app, per un nuovo non so che. Per cui l'attenzione anche del pubblico molto giovane è concentrata molto spesso altrove e qui dovremmo interrogarci entrambi, le Un po' entrambi. nostre due generazioni, io abbastanza anziano, tu molto Io molto giovane. giovane, no, su questo le do ragione. E invece, sempre sui giovani, un modo per esempio, a mio parere, per cercare di avvicinare un pochino i giovani sarebbe per esempio quello di andare nelle scuole, di portare le scuole, convenzioni, teatro scuole, teatro giovani in generale. C'è qualcosa in programma? Ci si sta lavorando? Assolutamente sì, l'ho annunciato, però l'ho annunciato forse in parte perché poi normalmente copre sempre in velocità. Quest'anno noi avremo due spettacoli, uno appunto che è il Mago di Oz per un pubblico più piccolo, di Ivani più piccoli, e uno che è il Vincent Café, che è appunto sulla figura di Vincent Van Gogh per un pubblico un po' più grande. Noi veniamo anche da altri anni in cui abbiamo fatto spettacoli per varie fasce d'età, parlando vari linguaggi. Siamo andati dallo spettacolo di Saviano parlando di legalità appunto con i ragazzi un pochino più grandi, al spettacolo Up and Down con Paolo Ruffini fatto con i ragazzini down, perché parlavamo di diversità. Noi tutti gli anni normalmente i 2 o 3 spettacoli dedichiamo appunto a un pubblico più giovane, delle scuole, affrontando dei temi che potrebbero essere appunto la legalità, la diversità, la fantasia semplicemente, insomma, ecco, pure varie cose. Noi nella nostra parte cerchiamo di farla compatibilmente con quello che è possibile fare. Grazie a tutti, grazie a lei, grazie Grazie, a te. grazie a me. Sì.